Stiamo arrivando alla fine del 2020 e da questo punto voi aspettavate il video sulle Z5, ma mi serve ancora un pochino di tempo per finire quel video nel modo in cui vorrei, quindi dovete pazientare ancora un po', però intanto qui un video molto sciallo in cui ho deciso di farvi vedere la mia libreria fotografica in maniera molto schietta. Cosa vuol dire? Vuol dire che se qualcosa qui in mezzo io non l'ho letto, nemmeno aperto, ve lo dirò. Ma vi dirò perché l'ho acquistato e perché l'ho incluso nella mia libreria. Spero che apprezziate la schiettezza e la sincerità. Il primo libro è La camera chiara Roland Barthes e questo è uno di quelli che io non ho nemmeno aperto. L'ho acquistato per curiosità perché tutti ne parlano ed è un libro piccolo, quindi non l'ho aperto per pigrizia, non l'ho provato nemmeno a leggere. Vi immaginate, l'ho acquistato, l'ho messo in libreria, ho detto sì sì, domani lo leggo e poi per mancanza di tempo, pigrizia, non ho mai approfondito. Me l'aveva consigliato qualche amico fotografo, forse anche la Francesca, la Farpalù, la cornice bianca su Instagram. Francesca, io non l'ho ancora letto, ma spero di farlo presto. Quindi date un'occhiata se vi interessa, parla di percezione fotografica da quello che mi hanno detto. Scusatemi se non l'ho ancora letto, cercherò di farlo. Il secondo libro invece l'ho preso per curiosità, veramente ero in giro per Milano, penso con la mia ragazza e abbiamo visto questo libro tascabile molto spesso, quindi ho detto wow, un sacco di immagini da guardare, lo so, vi sembra superficiale, ma è quello che ho pensato. Praticamente Luigi Savioli presenta qui quattro fotografi e sono foto veramente veramente belle, alcune non mi piacciono per niente, sono tanto da studio, non è il mio stile, ma ci sono alcune foto molto cinematografiche, penso qualche backstage di qualcosa, perché non ho letto tutte le opere che ci sono dentro, però è molto molto interessante ed è un libro piccolino, non costava nemmeno tanto, adesso non mi ricordo quant'era perché non è il prezzo che c'era qua dietro, penso di averlo pagato sui 10 euro, 10-12 euro ed è veramente veramente interessante, molte fotografie di moda e molte fotografie fatte sia tecnicamente bene ma sia anche fonte di ispirazione. Ora alcune foto ci sono dei nudi quindi non posso farveli vedere. Il prossimo libro è di Peter Lindbergh e questo ovviamente lo conoscete tutti come fotografo. L'ho acquistato perché era in sconto su Amazon. Peter mi piace veramente veramente tanto, non sono un fan accanito quindi non so tutto della sua vita, morte e miracoli, ma avevo visto alcune foto, il modo in cui lui ha concepito la fotografia di moda, alcuni backstage, alcuni progetti suoi sono dentro questo libro e io ho approfittato del fatto che c'era il 40° anniversario della Tasken, quindi hanno fatto questo libro qui più portatile perché è quello originale in cui cambia anche il nome perché è A Different Vision on Fashion Photography. Questo è tascabile, piccolino, però dovrebbe racchiudere dentro tutte le immagini e le foto di Peter Lindbergh, ovviamente non tutte però quelle più iconiche e veramente sono bellissime, davvero piene di ispirazioni, qualche foto di moda degli anni 90, veramente ovviamente sono tutte in bianco e nero, a parte alcune penso che adesso non trovo, ce ne sono, dovrebbero essere un paio a colori, però veramente dettagli bellissimi, la fotografia di Peter Lindbergh ormai la conoscete perché è famosissimo come fotografo e quello che mi ha fatto appassionare ancora di più a questo fotografo è l'amore di Luca Dondossa per lui perché lo adora alla follia, quindi appena ho visto il libro l'ho acquistato, l'ho sfogliato ed è sicuramente fonte di ispirazione per vari tipi di scatto, vari tipi di composizione e così via. Il prossimo libro è Schizzografia di Marco Badilini e lui ovviamente non lo potete conoscere, fa parte del gruppo dei Sub, è un mio amico fotografo e ha fatto questo libro penso un annetto fa ormai, in cui ha fatto varie foto in doppia esposizione. A destra troviamo quello che lui ha voluto lasciare come indizio per l'interpretazione delle foto. Non è una fotografia spiegata ma è lasciata molto allo spettatore e mi piace il modo in cui lui ha interpretato certi scenari che potrebbero essere banali ma in verità poi se ci pensi anche con l'aiuto della scritta, se cominci a ragionare, potrebbero non esserlo. Schizzografie perché è un po' schizofrenico lui, o almeno mi ha detto di esserlo, e schizofrenia, fotografia, schizografia. E comunque è sempre bello supportare uno chi ti supporta perché lui mi ha supportato davvero davvero tanto, Patreon su Twitch,
e in varie altre piattaforme, e tra l'altro penso che sia un progetto veramente veramente valido. Non so se lo vende ancora, però se lo vende potete chiedere a lui e sicuramente avrà una copia. Il prossimo libro non avrei voluto metterlo in questa lista perché ho cercato di fare il reso. È il libro Her Out There di Marta Bevacqua, e se stai guardando questo video, mi dispiace molto doverlo dire, però le stampe non mi piacciono per nulla. Ci sono tanti alti e bassi perché alcune foto sembrano essere di qualità inferiore. Per qualità inferiore non intendo a livello... sì, intendo anche a livello tecnico, nel senso che magari alcune foto sembra che qualcuno le abbia scattata appena cominciato a scattare, e altre è lei, nel senso che si vede la qualità sia tecnica sia a livello di idee. Quindi penso che sia stato un miscuglio che non mi è piaciuto tanto, ma quello che non mi è piaciuto più di tutto in questo libro qui è la qualità della stampa. Dalla copertina alle stampe, colori, non mi è piaciuto per niente. E sono foto che secondo me, quando sono a pagina intera, riesci a godertele, quando sono più piccole, no. Non so se la stampa sbiadita così tanto è voluta, però purtroppo il mio commento è stato abbastanza critico. Lo so, magari il mio commento... Non gliene frega niente a nessuno, però ho goduto più a vedere queste foto qui su Instagram piuttosto che stampate in un libro. Quindi questo è l'unico libro in cui ho detto su Instagram erano meglio. Mentre in tutti gli altri libri mi è piaciuto acquistarli e vedere proprio la foto stampata, qui mi è sembrato, è l'unico libro che mi è sembrato in cui perdessi qualcosa piuttosto che guadagnare nel vedere i dettagli della foto, i colori stampati nel modo che dovrebbero essere e così via. Mi dispiace per questa recensione negativa, ma è stato così. Il prossimo libro non l'ho finito, però è arrivato tipo a metà, l'avevo comprato un paio di anni fa, ed è Portfolio di Augusto Pieroni. E questo libro qua mi ha aiutato tanto a concepire cos'è un portfolio, le sequenze di immagini, come associare a varie immagini assieme, perché lo si fa. Se una fotografia vale mille parole, una sequenza vale un romanzo. Mi ha spiegato tanto di quello che è l'associazione tra le foto che noi oggi su Instagram le facciamo a caso, random, piazziamo sempre la stessa foto inquadrata in modo diverso, in modo zoom, eccetera. E saper leggere una fotografia, ma saper leggere una sequenza di immagini è veramente importante. Non solo per costruire un portfolio che sono le migliori foto che ho fatto di ritratto, mio portfolio, ma più che altro per avere un progetto coerente, conciso, un progetto che funziona. Secondo me ci sono tanti tips qua che sono veramente veramente validi. Comunque devo finire di leggerlo, non l'ho finito, quindi c'è ancora tanto da scoprire su questo libro. Questo ve lo consiglio veramente veramente tanto, perché già in metà libro veramente ci sono concetti che alla maggior parte dei fotografi sfugge, e dico la maggior parte perché sfuggiva anche a me, e quindi vedo che ad altri sfugge come sfuggiva anche a me, quindi compratelo. Comunque vi lascio tutta la lista dei libri che ho acquistato, tutti i libri che vi sto facendo vedere qui sotto al video, quindi se volete acquistare qualsiasi cosa sapete che mi starete supportando. Se ci sono su Amazon o da qualsiasi altra parte, su Amazon mi starete supportando per portare avanti il canale e tutto quanto. E se vi sta piacendo il video, ovviamente lasciatemi un like già da adesso, fermate il video, andate a iscrivervi, lasciate un like. Ditemi se sono stato piuttosto superficiale a farvi vedere i libri, però non voglio spiegarli, voglio solo farvi vedere cosa ho acquistato e perché l'ho acquistato. Ovviamente non sono bravissimo né nel leggere ed essere costante nel farlo, non che non so leggere, ma essere costante nel farlo, e non sono bravo nemmeno finire le cose che comincio. Ci sto lavorando, sarà un lavoro che farò per tutta la vita, ovvero quello di migliorarmi nel fare le cose. Il prossimo libro, che non è un libro, è uno zine, è di Marco Vibes, e l'ho acquistato per supportarlo perché veramente questo cambiamento che ha fatto lui dalle foto che faceva prima molto instagrammabili a questo progetto qui, che è su New York, street photography, in bianco e nero tra l'altro, è stato secondo me un passaggio molto interessante. Passaggio che, spoilerone, stavo cercando di descrivere su Creators Magazine 2. Lo so, sono passati 2 anni, lo so, ci sto ancora lavorando perché ho avuto praticamente zero tempo, quindi ho dedicato zero tempo al magazine. Penso che sia stato un passaggio molto molto interessante, e lo zine è molto interessante. Le stampe mi piacciono veramente tantissimo, la profondità che lui ha utilizzato in alcune foto, la luce, i contrasti, veramente situazioni molto molto belle. Vorrei che ne facessi altri, ma penso che ne arriveranno altri. Se questo è l'uno, ci sarà sicuramente il 2, il 3, vero Marco? Passiamo al prossimo,
E il prossimo, allora, l'ho messo in mezzo perché nessuno di voi sa, o pochi di voi sanno, che io ho fatto un libro. Ho fatto un libro che è stato un Kickstarter, un libro di nudo e di nudo anonimo. Ci sono poche persone con il viso qui in mezzo. È stata un'esperienza molto molto bella, volevo sapere se potevo farlo, se sarebbe piaciuto qualcuno. Sono stati, penso, una ventina di persone che l'hanno acquistato. Il prezzo era folle, non vi dico neanche quant'era, perché essendo un Kickstarter ho fatto tipo print on demand, quindi qualcuno me lo richiedeva e io lo stampavo. Poi ho fatto lo sbaglio di stamparlo con Blurb e veramente per un libro di, penso, 80 pagine costa un macello. Se mai stamperò un altro libro, fidatevi, sarà qualcosa di fatto meglio e che costerà sicuramente di meno. Comunque erano copie limitate, non chiedetemi se lo vendo, perché non lo vendo, erano finite, chi mi aveva sostenuto per quel progetto lì ha avuto il libro, eccetera. Era la mia visione sul nudo, quindi sul nudo anonimo e sull'intimità. Ovviamente non so se posso farvi vedere, cerco di far vedere qualche b-roll se riesco, ma se non ci riesco fa niente. E mi era piaciuto tanto farli, mi piace la resa fotografica, avrei potuto migliorare nell'impaginazione e anche nell'esecuzione proprio di alcune foto. Penso che avrei dovuto scegliere forse un attimino con più cura. Però è già ormai passato un anno e penso di aver fatto dei lavori quest'anno che sono molto molto superiori a varie delle foto che ci sono qua dentro. È stata una bellissima esperienza e lo tengo lì. Ogni tanto lo sfoglio e vedo da dove sono, non da dove sono partito, ma dove ero e dove sono oggi a livello di concettualità nelle foto, a livello di espressione, di cosa la foto esprime e tutto qua. Basta parlare di me? E invece no. Qui c'è Creators Magazine 1. Se avete seguito il canale da più di 2 anni, sapete che è stato bellissimo fare questa cosa qui e sicuramente spero di farvi arrivare il nuovo. Questo è un nuovo acquisto, Liam Wong, che non conoscevo, tra l'altro, ma la copertina mi ha rapito, ok? Volevo vedere qualcuno che gode di veramente, veramente tanta stima, che fa questo tipo di foto qui, che io per un certo periodo ho reputato, da un certo punto di vista, facile da fare, perché sono colori abbastanza cyberpunk, colori molto accentuati, molto virati sul blu, sull'azzurro, eccetera. È un edit che non mi ha mai colpito tanto, perché comunque è un'immagine virata tutta sul viola, sul rosa, sul blu, però veramente farlo bene, ma veramente veramente bene, è difficile e penso che Liam Wong in varie delle sue foto ce la fa. Poi il fatto che ci sia un progetto su questo tipo di fotografia e non siano foto fatte a caso per avere solo dei like, ma sia un progetto fatto, stampato, dà importanza a una tipologia di foto che io fino a ieri, se non per alcune scene di film oppure delle foto cinematiche ben studiate, non street, non prendevo tanto in considerazione. Invece il libro mi è piaciuto tantissimo, l'ho sfogliato veramente varie volte. Non è il tipo di editing, è il tipo di stile che possiamo avere nelle città italiane, almeno non a Mantova, magari a Milano è fattibile, però è una cosa veramente da studiare e da fare veramente bene. Ve lo consiglio, veramente, se vi piace questo tipo di foto, questi colori molto sgargianti, molto cyberpunk, ve lo consiglio. Passiamo all'altro, e questo mi direte su, ma io l'ho acquistato, era in sconto, Ansel Adams 400 fotografie. Sono schietto, ad un primo sguardo, per qualsiasi fotografo di Instagram di oggi, di qualsiasi altra piattaforma, moderno o come lo vogliate chiamare, saranno foto non spettacolari. Non quella foto con i colori che ti colpisce, perché è tutto in bianco e nero, ma la composizione è veramente, veramente on point, ottima. Alcune foto sono magnifiche per quanto riguarda espressioni, composizioni, bianco e nero, editing, per quanto ce ne potesse essere di editing, sappiamo che c'era. E il motivo per cui l'ho acquistato è stato per intanto averlo nella mia libreria e sapere da dove siamo partiti a livello fotografico, a livello proprio storico fotografico. Mi piaceva proprio confrontare quello che viene stampato in questo libro, quello che viene documentato qui, con quello che facciamo oggi negli stessi settori, dal paesaggio a qualche ritratto. Ovviamente non le ho viste tutte le pagine, l'ho sfogliato molto molto velocemente una prima volta, mi sono soffermato su penso un quarto di libro la seconda volta quando avevo un attimo di tempo, ma devo ancora finirlo di sfogliare per bene,
per analizzare proprio tutte le immagini e capire l'essenza della fotografia. Ora che siete tutti contenti, voi amanti di Ansel Adams, passiamo al prossimo. Questo è uno dei fotografi che più mi piace in assoluto. Se c'è un fotografo che veramente mi ispira a fare il nudo che faccio oggi, anche se io non ci arrivo vicino, è Vincent Peters. E ho comprato questo libro perché è quello che costava di meno. Sarò troppo schietto, troppo sincero, però era in sconto, costato tipo una trentina di euro, e ci sono veramente dei lavori fantastici, dal ritratto al nudo, molto cinematografico, scene molto costruite, è vero, non sono scene colte così nella spontaneità del momento, un lavoro di luci e ombre fatto davvero in modo magnifico, anche con molti personaggi famosi come la Bellucci, Scarlett Johansson, eccetera, Angelina Jolie e la vostra Hermione. Comunque sia, lo consiglio vivamente, questa è ispirazione pura, cioè veramente, può anche non interessarvi il fotografo, questo al giorno d'oggi è ispirazione pura. Vi innamorerete del fotografo come me. Questo invece è un libro che ho acquistato ultimamente, è andato in sconto anche questo e l'ho finalmente acquistato. Helmut Newton, il maestro del nudo, così dicono, anche se è un tipo di fotografia a cui io non sono vicino. Era un periodo diverso ed era un ambiente diverso, io non sono in questo ambiente e non posso permettermi di fare molti dei lavori o anche di arrivare vicino a molti dei lavori che ci sono qua dentro, magari un giorno, però è veramente interessante e l'ho preso perché, anche se lontano non dalla mia visione di nudo, ma dal mio risultato nel nudo fotografico, penso che sia di ispirazione in senso generico. È sempre bello vedere altri punti di vista sul nudo fotografico e penso che qui dentro ci sia veramente veramente tanta ispirazione. Alcune foto non mi piacciono per niente, altre invece mi hanno letteralmente rapito. Poi ci sono anche delle spiegazioni, fa capire dove era, la location, l'anno, eccetera, o che tipo di progetto era. Non so se posso far vedere troppo di nudo qui su YouTube, ma comunque c'è questo. Un altro libro che invece ho sfogliato un paio di volte e l'ho sfogliato insieme alla mia ragazza è Gianni Berengo Gardin, che l'ho tra l'altro incontrato una volta al Peace e non mi ero accorto che era lui perché non lo conoscevo nemmeno, e una mia amica aveva detto: guarda, sai chi è lui? È un fotografo, Gianni Berengo Gardin, ma non lo conosce. Io: chi è? Molti feedback da altri fotografi sulla fotografia di Gianni Berengo Gardin, fotografia degli anni 50, anni 60 se non mi sbaglio, è veramente fonte di ispirazione perché documentazione storica, nel senso che sono le foto di quegli anni e sono parte della cultura che c'era a quei tempi in Italia, quindi se non l'avesse fotografata lui in questo modo non c'erano altri che l'avrebbero fatto allo stesso modo, quindi è proprio un bagaglio culturale non da poco. E il modo in cui l'ha immortalato, le composizioni che non sono per niente scontate, le espressioni che ha colto, i momenti che ha colto e ha vissuto in alcune città italiane o in alcuni periodi importanti italiani, è stato veramente bello. Sono reportage comunque, così magari chi guarda non mi dice su. Ed è stato molto bello qui dentro leggere i feedback degli altri fotografi su di lui e sulla sua fotografia, davvero molto di ispirazione. Stiamo arrivando alla fine, mancano 3 libri, spero di essere abbastanza veloce, questo sarò velocissimo. Questo non è nemmeno mio, tante spiegazioni sulla composizione, tecnica pura, esempi vari di come migliorare la composizione, cosa funziona, cosa non funziona, eccetera. Per me è un libro molto sterile. Lo consiglio se siete proprio all'inizio e volete imparare velocemente, sì, ma se siete come me che volete proprio sbatterci la testa, imparare sul campo e basta e lo portate avanti come passione, come hobby, potete farne a meno. Io non lo comprerei mai perché quando l'ho letto, cioè quando ho cercato di leggerlo, perché non ho letto tutto, mi è parso di leggere un libro di matematica, ecco. Quindi se fai questo, lo metti qua, funziona, questa linea qui, qua, a me non piace, non ispira. È un ottimo libro per spiegare la tecnica fotografica, non fraintendetemi. Semplicemente a me questo tipo di lettura non piace, non mi ispira e la tecnica non è che io sappia tutto di tutto, però la maggior parte delle cose magari scritte qua dentro le so. Quindi magari un giorno lo approfondirò
come manuale fotografico, ma come libro che parla di fotografia o ispirazione, ovviamente no. Il mio libro preferito, arriviamo alla fine, Twilight di Gregory Crewdson, il mio fotografo veramente preferito, prima di Vincent Peters, tra l'altro. Se ho detto prima che Vincent Peters era il mio preferito, diciamo che se la competono alla grande. E Twilight è veramente un lavoro pazzesco. Avevo visto un documentario su Sky che parlava di queste immagini qui. Immagini ovviamente tutte costruite, non a frutto della spontaneità del momento, ma tutte costruite nei mini dettagli, scattate in medio formato con il banco ottico. La costruzione di queste scene qui, al pari delle costruzioni di scene per film, se non a film interi. Quindi tutti i dettagli che ha messo qui dentro, gli sguardi, il modo in cui lui concepisce la fotografia, anche se lontano da quello che faccio io, mi è veramente piaciuto molto e mi ha affascinato molto. Quindi situazioni surreali, situazioni introspettive, situazioni in cui devi veramente fermarti davanti alla foto e spenderci del tempo, perché sennò non sono foto che ti colpiscono così a primo impatto e basta. Sono foto che vanno veramente guardate nei minimi dettagli. Questo ve lo lascio anche questo giù nei commenti, così se siete interessate potete andare ad acquistarlo. Arriviamo all'ultimo libro, che è un libro gigantesco, che si chiama Another Portrait Book, ed è un libro di fotografia, non solo di ritratto, ma c'è anche un po' di moda dentro. Sono tutti personaggi famosi, campagne di moda, la maggior parte è campagne di moda, quindi più che portrait è più moda in generale. Però sono tutti ritratti di persone famose. Questo è molto, sembra di sfogliare una rivista, sembra di sfogliare Vogue per la maggior parte del tempo, se non per tutto il libro. E questo è l'unico che, non è l'unico, ma è uno di quelli che mi è stato regalato da una cara amica. Mi è piaciuto tantissimo, ogni tanto lo sfoglio, sono molto lontano dalla fotografia che c'è qua dentro, lo ammetto. Però mi piace vedere il punto di vista che c'è qua dentro e come si sono svolte magari qualche campagna o qualche foto di personaggi famosi. Questo era assolutamente l'ultimo libro. Noi ci vediamo giovedì con le risposte schiette, con l'ultimo episodio di quest'anno. C'erano domande abbastanza pungenti, quindi iscrivetevi al canale per vedere quelle. Grazie di aver guardato fin qui il video. Se avete qualche commento, qualche libro che avete, fatemelo sapere nei commenti. Se c'è qualche libro che invece vi ha colpito solo nel guardarlo per ispirazione, o se avete scoperto un fotografo nuovo, fatemelo sapere nei commenti. Mi piace sentire i vostri pareri e noi ci vediamo al prossimo video. Lasciate un like per supportare il canale e fatemi sapere se il setup è decente. Noi ci vediamo alla prossima. Ciao.